Sono 20 anni che sono a Milano, mi sento milanese con una faccia cinese. Il mondo sarà sempre più così. Agi è nato in Cina, ma è arrivato in Italia nel 1996 insieme ai genitori. A Milano ha frequentato le scuole medie, le superiori e l'università. Si è laureato in Bocconi ed ha iniziato a lavorare nell'attività di famiglia, nel settore dell'abbigliamento. Ma proprio cercando con il padre lo spazio per un nuovo negozio, ha fatto un incontro decisivo. E così ho conosciuto il proprietario della macelleria, che è Walter Sirturi, che è qua da 1930. E insieme abbiamo pensato di fare questo posto. E io gli ho detto che da quello spazio lì mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di pronto da distribuire. E lui mi ha detto che aveva la stessa idea. Fare un prodotto semplice, quindi pochissimi piatti, e quindi soprattutto i ravioli, fatti secondo la tradizione antica cinese, tutto a mano, sempre fresco, preparato sempre al momento e cotto al momento, con però dei ingredienti di ottima qualità italiana. È nata così la ravioleria di Agi in via Paolo Sarpi, nel cuore della Chinatown milanese, letteralmente attaccata, anzi per alcuni aspetti dentro, alla macelleria di Walter Sirturi. E sicuramente nel fare questo lavoro l'amicizia con la macelleria Sirturi è stata importantissima, perché per esempio prima di lanciare i nostri ravioli con l'apertura del nostro negozio abbiamo fatto 2 o 3 mesi di prova per scoprire o per avere il gusto migliore, che sia più vicino all'apparato italiano, ma mantenendo comunque la sua identità forte, che è quella della tradizione cinese. La cosa bella di Agé è che lui ha vissuto e vede costantemente questa continuità tra l'Italia e la Cina, nel senso che i ravioli che facciamo noi sono squisiti, però i ravioli che fanno loro da centinaia d'anni sono altrettanto buoni. Per cui è proprio la scoperta, la dimostrazione che questo è vero te la dà la gente, che è sempre presente davanti al suo negozio. Non è una storia di integrazione quella di Agi, è la storia di una amicizia che ha saputo coniugare il meglio di 2 tradizioni per fare un raviolo cinese con il cuore italiano. Sono più di 20 anni che vivo in Italia e quindi mi sento anche, oltre ad essere cinese, mi sento anche molto molto italiano. E diciamo che le due culture, i due mondi che ho vissuto, cerco nella vita di vederla come se fosse una ricchezza, come se fosse qualcosa in più. Per cui l'incontro con Agé, un ragazzo giovane, con una mentalità laureata, con una mentalità aperta, ha permesso a me, che sono un vecchio macellaio, di costruire qualcosa di nuovo. Ecco perché questa cosa è funzionata. 1, 2, ma la pensiamo anche uguale, per cui gli angeli custodi nostri hanno creato un po' questo incontro.